Benvenuti, siamo con il professor Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell'Istituto di Maiorana di Brindisi. Benvenuto, professore. Salve, salve a lei, salve a tutti. Professor Giuliano, il PNRR rappresenta una grande opportunità per la scuola, anche dal punto di vista della formazione. Il vostro istituto è un importante polo formativo. Come state strutturando la formazione in funzione dei fondi a disposizione? Sì, esattamente, condivido. Il PNRR per la scuola è un'importantissima opportunità che tutte le scuole stanno cercando di cogliere al meglio e di renderlo agito in chiave appunto di miglioramento delle strutture, di miglioramento della formazione, per attuare formazione. E, ripeto, sì, è una grandissima opportunità. Noi, come polo formativo, come scuola, come Maiorana di Brindisi, siamo titolari di due grossi progetti, uno sulla formazione del personale, quindi sulle metodologie didattiche, e un altro proprio che riguarda tutto il personale della scuola, sulla transizione digitale del personale della scuola. Sono due grossi progetti che ci stanno già vedendo impegnati nella loro attuazione e che andranno avanti fino al 31 di dicembre del 2024. Ecco, lei dice appunto, quindi non solo i docenti vengono coinvolti in questo progetto di trasformazione, ma tutto il mondo della scuola. Quanto è importante coinvolgere tutte le persone che vivono la scuola? È importantissimo, a mio avviso, cioè il cambio di paradigma, l'introduzione del digitale con cognizione di causa, come strumento che possa migliorare l'efficacia, l'efficienza di una organizzazione scolastica e come strumento che possa migliorare la pratica didattica quotidiana e quindi gli apprendimenti dei nostri ragazzi, è un aspetto decisamente importante. Le risorse sono tante, le opportunità formative sono tante e quindi, ripeto, per poter cambiare a tutto tondo un'istituzione scolastica, rendendola appunto, come dicevo prima, più efficace, più efficiente, più significativa anche nel ruolo che ogni istituzione scolastica ha, cioè vale a dire quella di promuovere gli apprendimenti, la formazione e la tecnologia rivestono un ruolo determinante, a mio avviso. Ecco, tra gli obiettivi della formazione non c'è solo quello di migliorare l'offerta formativa, ma anche una forte azione di contrasto alla dispersione scolastica. Come si conciliano i due aspetti? Beh, allora, diciamo in estrema sintesi, se i ragazzi stanno bene a scuola, la dispersione scolastica si combatte seriamente. Io provo a citarvi il dato nostro. Noi non abbiamo dispersione scolastica, cioè mentre magari in altre realtà, soprattutto quelle del sud, il sud al quale io orgogliosamente appartengo, hanno tassi di dispersione a due cifre di dispersione scolastica, quindi superano il 10%. Noi qui abbiamo un tasso di dispersione pari a zero. Per quale motivo? Perché si è investito nel corso degli anni in una rivisitazione delle metodologie didattiche, nei tempi, negli spazi di apprendimento e credo che tutte queste esperienze maturate da diverse istituzioni scolastiche, adesso con il PNRR, quindi con importanti risorse date ad ogni istituzione scolastica, possono essere messe a sistema, fermo restando che poi ogni istituzione scolastica, in virtù dell'autonomia che le è conosciuta, dovrà intraprendere le migliori strategie. Ritengo però fondamentale la formazione del personale docente in maniera particolare e di tutto il personale della scuola. Su questo siamo fortemente impegnati. Ecco, lei parlava appunto del digitale, anche prima abbiamo accennato il digitale, però il digitale un po' spaventa. Nella scuola si registrano diverse resistenze verso questo, che è considerato un massiccio introduzione della tecnologia. Lo stesso Galimberti invita un uso minore del computer ritenendo che svilisca l'intelligenza. In una società che andrà sempre verso di più verso il digitale, dove le intelligenze artificiali appunto avranno sempre una di più voce in capitolo, il digitale a scuola è una risorsa o un limite? Il digitale a scuola è uno strumento e come tale deve essere approcciato, come tale deve essere utilizzato, come tale deve essere conosciuto.
Nessuno può pensare che la tecnologia, che il digitale possa sostituire i protagonisti di un percorso di insegnamento e apprendimento, non sostituisce le persone, ma ripeto, è uno strumento che, se utilizzato con cognizione di causa, può significativamente migliorare gli apprendimenti, ma non è una soluzione che va a sostituire qualcuno o qualcosa. No, è una soluzione che, ed è una tecnologia, ripeto, che integra il lavoro che viene normalmente svolto. E nel momento in cui lo si utilizza con intelligenza, offre delle opportunità che diversamente non verrebbero offerte. Questo dobbiamo prendere, come ripeto, come concetto, come esempio. La tecnologia è uno strumento. Non possiamo pensare che possa risolvere i problemi di un percorso o dei sistemi educativi, non solo quello italiano o quelli del mondo, insomma. Ma ripeto, non possiamo più far finta che ciò non esista, e dobbiamo prenderne atto, dobbiamo prendere coscienza e utilizzare, ripeto, lo strumento per promuovere momenti di collaborazione, di cooperazione e di creatività, che è enorme nei nostri studenti, in tutti gli studenti, in tutti i giovani e le giovani. E allora, se facciamo questo, il digitale diventa importante. Questa è l'esperienza che, ripeto, mi piace condividere con lei e con tutti coloro che ci vedranno, che ci ascolteranno. È uno strumento. La tecnologia deve essere poi, io dico sempre questo, deve essere utilizzata e deve diventare quasi trasparente, cioè nel senso che non deve essere l'aspetto determinante in un dialogo educativo, ma deve essere uno strumento quasi trasparente. Se si va verso questo obiettivo, se si raggiunge questo obiettivo, vi posso garantire che la dispersione, quindi lo star bene a scuola, aumenta, lo star bene a scuola diminuisce la dispersione, aumentano e migliorano i risultati di apprendimento e soprattutto i ragazzi diventano protagonisti del loro percorso di apprendimento. Questa è la mia esperienza, ci credo fermamente, e tutti coloro che si sono rivolti a noi in questi anni, circa 50.000 docenti abbiamo formato da febbraio-marzo 2020 ad oggi, ci hanno dato questo riscontro estremamente positivo. Oggi il docente ha bisogno di capire per poter eventualmente anche rimuovere qualche preconcetto, qualche pregiudizio, e come convenientemente può utilizzare la tecnologia nella sua pratica didattica quotidiana. Questo abbiamo l'obiettivo come polo formativo, questo è il nostro obiettivo come polo formativo ed è questo l'obiettivo che stiamo raggiungendo da un paio di anni a questa parte, che abbiamo già raggiunto. Ecco, professore, chiudiamo con un'ultima domanda. La metodologia interdisciplinare STEAM rappresenta una grande svolta in ambito educativo. In fondo si pone rimedio alle critiche di chi, come Edgar Morin, ad esempio, avevano molti dubbi sulla scuola nella sua forma di spacchettamento della realtà in compartimenti, che poi sarebbero le singole materie. Quanto è importante questo approccio e a che punto siamo a livello nazionale? Allora, condivido pienamente, cioè dobbiamo uscire dalla logica dei, utilizzerò un termine a lei veramente molto, molto noto, dei compartimenti stagni. Quindi non dobbiamo più lavorare con la logica dei compartimenti stagni, cioè vale a dire una disciplina è un compartimento, un'altra disciplina è un altro e così via. No. Bisogna creare momenti di interdisciplinarità, di pluridisciplinarità. Le STEM, la metodologia STEM, quindi che è un acronimo che sta per scienze, tecnologie, quindi informatica, ingegneria, arte e matematica, ha il grande vantaggio di prevedere al suo interno, nella sua costituzione stessa, momenti di interdisciplinarità e quindi gli studenti affrontano un tema, discutono su un tema, affrontano un problema da un punto di vista pluridisciplinare. Questo ce n'è un gran bisogno, tanto si sta facendo nel nostro paese, tanto si è fatto, ma tanto ancora resta da fare. Un dato fra tutti, insomma, le donne, le studentesse, le giovani donne che sono ancora in misura molto, molto bassa in questo paese per gli studi, sugli studi. In ambito scientifico. E il dato sta migliorando, negli ultimi anni è migliorato, ma ripeto, ancora bisogna fare attenzione perché le STEM, soprattutto quella A delle STEM,
è così importante che insieme alle altre lettere dell'acronimo contribuiscono anche a rendere agita la parità di genere, la parità anche di trattamento tra uomo e donna in termini di condizioni lavorative. Questi sono dati che non dico io, ma basta leggersi insomma le statistiche, basta leggersi le ricerche. Quindi la scuola, ripeto, sta facendo tanto, ancora tanta strada c'è da fare e ben vengano questi finanziamenti che nel corso degli ultimi anni in maniera particolare e queste opportunità sono state concesse e date alle istituzioni scolastiche per poter investire nelle STEM. Mi riferisco a spazi e strumenti per le STEM, dove tutte le scuole, quasi tutte le scuole del territorio nazionale hanno beneficiato di finanziamenti, tutti coloro che ne avevano fatto richiesta, tutta la formazione sulle STEM. E a proposito di formazione, voglio cogliere questa occasione per invitare tutti, coloro che sono interessati, il prossimo 17 e 18 di giugno, qui a Brindisi, al Maiorana di Brindisi, terremo una o due giorni di formazione gratuita per i docenti. Non solo, prevediamo anche, perché il progetto lo prevede, il rimborso delle spese alberghiere per i docenti che diciamo risiedono un po' più lontano rispetto a Brindisi, lontani da Brindisi, e ci saranno, ripeto, due giornate di formazione gratuita sulle metodologie STEM anche, ma soprattutto sulle metodologie didattiche, e si spazia dall'infanzia alla secondaria di secondo grado. Quindi abbiamo workshop per tutti, ripeto, è gratuito, ma è una importante, come dire, opportunità per potersi confrontare con colleghi provenienti da ogni parte d'Italia. Iscriversi è facilissimo, basta andare sul sito della nostra scuola, maioranabrindisi.edu.it, in home page trovate il link per potervi iscrivere all'evento. Vi aspettiamo a Brindisi, non vi pentirete, sarà una bellissima esperienza. Ovviamente invitato anche lei, a Brindisi, quindi. Grazie professore. Intanto io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, grazie, grazie mille.